Pensa se potessi recarti in un luogo così per nutrirti adeguatamente come nel mondo che fu. In partenza. Forza. Un calpestatore dopo l'altro. Non si scherza con l'appetito di quel pachismo. Meglio farlo fuori in fretta, prima che divori il mondo. Il pachi sbuffo si sta scatenando. Serve una prestazione più elettrizzante.
Ho un brutto presentimento. Di quelli che vanno giù fino allo stomaco. Si comincia con un morso e si finisce con un bel tuffo nel canale intestinale. Un po' troppo vicino al capo. Un'evacuazione perfetta. L'unico modo per proseguire è tornare dentro. Wow, che razza di schianto verme! Mai visti di così grossi. La vera bellezza è quella interiore, pare. Quella bubola sembra in difficoltà. Finiscila. La bubola sta pompando a metà della potenza. Sai cosa fare. Chi l'avrebbe mai detto che sarebbe finita con uno sbuffo del genere? Non poteva andare meglio di così. Ti ringrazia per aver sistemato il primo mangiamondo. È un inizio. Dovresti fare visita a Obsoleto e scoprire qualcosa sulla macchina che lui chiama Arca. Sei abbastanza di buon cuore. Riuscirai a fargli sputare il rospo senza problemi. Spera che tu sappia dove trovare Obsoleto ormai. È sempre stato ai piedi dell'albero, non si è mai mosso da lì. Gizmo avrà sempre tempo per te. Non sopporta che tu stia sprecando il tuo tempo a migliorare le cose. Meglio ricominciare da zero. Ti consiglia di goderti la giornata. Dice che vi rivedrete più tardi. Gizmo avrà sempre tempo per te. Ti dice addio. Gli alti campi, dove l'eco delle tue gesta risuona più chiaramente che in qualsiasi altro luogo, a parte quelli in cui non è così. Quello che vedi è un totem dell'aurora. La leggenda narra che basti attivarli tutti e quattro insieme per proiettare la tua aura in cielo.
Ecco l'albero della vita. L'idea che le forme di vita abbiano una discendenza che le accomuna. I ramoscelli sono specie esistenti, mentre i rami più vecchi rappresentano la successione di quelle estinte. Gli immensi rami dell'albero non erano che piccoli ramoscelli un tempo, un legame tra passato, presente e futuro che rappresenta con le sue magnifiche diramazioni tutte le specie viventi ed estinte. Noi siamo l'evoluzione di coloro che ci hanno preceduto. Veloce come il vento. Siamo al botto rifugio 8F. Chissà quanto a lungo hanno resistito lì dentro. Siamo in una zona fredda. Neanche una pelliccia spessa riuscirà a tenerti al caldo. Sì, degli splendidi elettrorifiuti tutti per te. Questa non sarà un'escursioncina, si fa sul serio. Vediamo. È un luogo ben nascosto, appena sotto ciò che sta sopra.